Ciao a tutte e soprattutto ben arrivate ai nuovi iscritti al canale. Oggi vorrei parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, gli oli essenziali. Mi rendo conto che è impossibile riuscire a concentrare in un video l'universo affascinante e complesso degli oli essenziali, però un'infarinatura veloce ci sta, soprattutto per chi vuole utilizzarli con maggiore consapevolezza e in sicurezza. Spesso e volentieri vengono sottovalutati nella loro potenzialità e pericolosità. E mi è capitato anche di leggere spesso sui gruppi Facebook, soprattutto quando le persone chiedono consigli su come nascondere il profumo delle erbe tintorie, e c'è chi consiglia, senza pensarci troppo, vai di oli essenziali, senza pensare o assicurarsi che l'altra persona li sa usare in sicurezza e soprattutto senza effetti secondari. Per quello oggi mi piacerebbe vedere assieme a voi cosa sono gli oli essenziali, come lavorano gli oli essenziali, come vanno utilizzati e soprattutto quali sono le cose essenziali da sapere prima di iniziare ad utilizzarli. Poi successivamente, nelle prossime puntate, se avrete piacere, poi me lo fate sapere nei commenti, potrei andare ad approfondire quali sono gli oli essenziali che ognuno di noi dovrebbe avere nella propria casa, o almeno quelli che da casa mia non mancano mai. Vorrei fare una premessa. Come vi accennavo nel video che ho fatto sullo spray antistress ambientale, vi lascio il link se non l'avete visto, io sono una dipendente da oli essenziali e devo anche confessare con grandissimo dispiacere che per più di 25 anni ho ignorato l'esistenza di questi oli, che praticamente da quando li ho scoperti hanno cambiato totalmente la mia quotidianità. E poi vedrete anche il come e il perché. Ma tanto per dire, per me l'olio essenziale e l'olio vegetale erano la stessa cosa, ed ero convintissima che a me non piaceva il profumo della lavanda, perché tanto avevo solo sentito i profumi di lavanda sintetici. Questo giusto per farvi il quadro generale da dove sono partita e dove sono arrivata oggi, dopo che ho scoperto l'esistenza degli oli essenziali ed ho iniziato ad utilizzarli. Nel lontano 2008, quando è arrivata la mia prima miccia blu, ho iniziato a frequentare anche un forum miccioso dove appunto si parlava soprattutto di come prenderci cura con consapevolezza dei nostri amici pelosi, ma c'erano anche tanti topic OT, ed è stato lì che io ho scoperto appunto la cosmesi ecobio e anche gli oli essenziali. È da lì che è partito il mio percorso nel mondo affascinante degli oli essenziali. Cercando su Google ho scoperto che un'azienda toscana cosmetica, Flora, probabilmente tante di voi forse la conoscete già se usate gli oli essenziali, organizzava dei corsi itineranti per l'Italia sull'aromatologia e sull'utilizzo degli oli essenziali. I docenti ai tempi erano Renato Titarelli e Laura Savo, non so se li stanno organizzando ancora questi corsi, ma io ne sono veramente grata per l'esistenza di questi corsi, perché veramente è stata un'infarinatura veloce ma veramente essenziale per poter utilizzare gli oli essenziali proprio in sicurezza. Poi appunto ho comprato vari libri che vi ho fatto vedere appunto nel tutorial sullo spray ambientale, e la mia passione è esplosa totalmente. Ho seguito appunto un corso di aromatologia completa di base e un corso un po' più approfondito sul trattamento aromaterapico per il viso. Il bello di questo corso era che rilasciavano anche un attestato di frequenza che vi faccio vedere. Questo è quello del trattamento aromaterapico per il viso, spero che si vedano, e poi il corso di aromatologia completa di base.
Quindi, se volete approcciarvi al mondo affascinante degli oli essenziali in modo consapevole, vi consiglio i corsi oppure i libri che vi ho fatto anche vedere, magari vi lascio il link ai vari libri nell'info box del video, oppure potete continuare a seguire i miei video tutorial dove piano piano andremo a conoscere gli utilizzi e i benefici dei vari oli essenziali. Parto dalla premessa che tra di voi ci sono delle persone che già conoscono e utilizzano in modo consapevole gli oli essenziali, ma che ci potrebbero essere anche delle persone che si approcciano solo ora a questo affascinante mondo e che potrebbero pensare, come facevo anche io anni fa, che gli oli sono di un unico tipo. Ebbene, ci sono tre tipologie di oli. Ci sono gli oli vegetali, ossia denominati spesso anche come oli base oppure oli vettori, che sono ottenuti da una spremitura a freddo, e giusto per darvi qualche esempio, c'è l'olio di jojoba, c'è l'olio di argan, olio di semi di ribesnero, ho nominato giusto quelli che a me più stanno a cuore e più piacciono, che ho usato anche nella mia linea cosmetica per il viso. Oppure ci sono appunto i più famosi, l'olio di oliva che utilizziamo anche in cucina, l'olio di sesamo e così via. Poi ci sono gli oli oliti o gli oli macerati, quindi che si ottengono dalla macerazione della pianta nell'olio. Vi lascio il link ai miei oli oliti preferiti, i tutorial che ho fatto sul mio altro canale Beauty Food Tips, l'olio oliti di lavanda, l'olio oliti di calendula e anche di iperico. Sono proprio degli oli molto preziosi e con tantissimi benefici. E poi ci sono appunto gli oli essenziali, i cosiddetti oli eterici. Sono dei prodotti olistici che possono essere estratti attraverso vari metodi di estrazione, spremitura a freddo, distillazione in vapore oppure enfleurage e così via, da varie parti della pianta, ossia da fiori, da foglie, da semi, dalle radici, dai frutti, addirittura dalle scorze o dalle cortecce, e racchiudono in sé l'anima, l'essenza della pianta. Giusto per darvi un esempio di quanto siano preziosi, per ottenere un litro di olio essenziale di agrumi servono all'incirca 300 kg di agrumi. Oppure, parlando dell'olio essenziale di rosa, che è prezioso sia come proprietà ma soprattutto a livello economico, perché un millilitro di olio essenziale di rosa può arrivare a costare dai 30 anche ai 50 euro. E perché questo? Perché per ottenere un litro di olio essenziale di rosa possono servire fino ad una tonnellata di petali di rosa, pensate un po'. Gli oli essenziali lavorano a livello energetico, lavorano a livello del corpo, perché i vari componenti chimici arrivano nel nostro sangue e raggiungono quindi i vari organi interni, e a livello psicologico perché influiscono il nostro umore. Quindi lavorano a livello olfattivo, respirandoli loro raggiungono il nostro cervello e il sistema nervoso e quindi influiscono sui nostri stati d'animo. Lavorano a livello dell'apparato respiratorio, perché possono essere curativi per per il nostro naso, per la gola, per i polmoni. E a differenza degli oli vegetali, che hanno un peso molecolare alto, gli oli essenziali, avendo un peso molecolare basso, sono sebosimili, quindi riescono a oltrepassare la barriera della nostra pelle e raggiungere il derma, e da lì passano nel sangue e raggiungono i vari organi interni. Una cosa che mi ha subito affascinata sugli oli essenziali non appena l'ho saputa, e me lo direte se affascina anche voi, è che esplicano il loro effetto attraverso tre frequenze di azione energetica, ossia si possono distinguere tre
toni. Ci sono i toni alti, ossia le note di testa, quindi sono quegli oli essenziali volatili, quindi la cui profumazione scompare in pochissimo tempo, che ci stimolano a livello intellettuale, sono molto dinamici, quindi sono piacevolissimi da sentire, ed rappresentativi per questa categoria sono di solito gli oli agrumati, quindi l'olio di arancio, l'olio di essenziale di pompelmo, di limone, di mandarino e così via. Poi ci sono i toni medi o le note di cuore, che sono rappresentati da quei oli floreali, sensuali, che agiscono soprattutto a livello emozionale. E poi ci sono i toni bassi, che sono rappresentati dagli oli essenziali balsamici, stabilizzanti, che sono utilizzati anche nelle formule dei profumi per stabilizzarli e per prolungarne la durata. Rappresentativi per questa categoria sono le resine, quindi l'olio di essenziale di incenso, di benzoino, di patchouli o patchouli, sono molto rilassanti e agiscono soprattutto a livello fisico. Come forse già sapete, naturale non vuol dire innocuo. Tanto per dire, le erbe tintorie, che sono semplicemente la pianta essiccata e polverizzata, ci sono comunque delle persone che possono risultare allergiche. Non ne parliamo degli oli essenziali che praticamente, nel senso stretto della parola, sono dei veri e propri farmaci. Quindi vanno assolutamente utilizzati in maniera consapevole e conoscendo benissimo le indicazioni ma anche le controindicazioni. Tanto per dire, se usiamo come aromaterapia prima di andare a dormire l'olio essenziale di menta, di rosmarino, rischiamo di rimanere svegli tutta la notte, proprio perché vanno a stimolare il nostro centro nervoso invece di rilassarlo. Quindi per quello è essenziale conoscere le seguenti cose. Sono molto forti, quindi sensibilizzanti. Questo vuol dire che non vanno mai utilizzati puri sulla pelle, ma sempre vanno diluiti in un vettore, che sia una crema, che sia un olio appunto vegetale, oppure in un'argilla o miele. Ci sono delle eccezioni come l'olio essenziale di lavanda oppure l'olio essenziale di tea tree, che possono essere applicati puri, però ovviamente non vanno spalmati come fossero un olio vegetale. L'ideale è applicarli su un cotton fioc e poi andare a trattare la zona interessata. Sono altamente infiammabili, quindi occhio se li utilizzate nel diffusore con la candelina sotto. Sono fotosensibilizzanti, soprattutto quegli oli essenziali che fanno parte della famiglia degli agrumi, ma non solo. Quindi se li applicate prima di esporvi al sole o andare comunque fuori, rischiate di ritrovarvi poi con delle macchie scure. Sono irritanti delle mucose, quindi non vanno mai assunti puri, non vanno mai utilizzati in caso di gravidanza, in caso di epilepsia, in caso di tumore alla mamella oppure in caso di mastite. Nello stesso tempo non vanno utilizzati sui bambini piccoli. Il bambino piccolo deve poter riconoscere l'odore della madre, quindi per quanto ce ne siano qualcuno, tipo appunto la lavanda o il mandarino rosso, che tranquillizza il bambino e può tornare utile, l'ideale sarebbe evitarlo proprio per i primi almeno 5-6 anni di vita. Non utilizzate mai un olio essenziale la cui profumazione non vi piace. L'idea è che dobbiamo trarne dei benefici e non far diventare l'esperienza un trauma. La stragrande maggioranza degli oli essenziali contiene tantissimi allergeni, quindi prima di applicarlo sulla vostra pelle assicuratevi che non siete allergici. Diluite una piccola quantità in un olio o in una crema, applicatela nell'incavo del vostro gomito. Aspettate di vedere se ci sono reazioni allergiche nelle prossime 10-12 ore. Per essere sicuri di utilizzare un olio essenziale al 100% puro, l'INCI deve riportare il nome di un'unica specie botanica, quindi il nome in latino di un'unica pianta. Non deve essere una sfilzata di vari ingredienti. Possibilmente, se volete utilizzare gli oli essenziali sulla vostra pelle, scegliete quelli biodinamici. In Italia l'ente certificatore dei prodotti biodinamici è Demeter. La diluizione ideale e la più sicura è di aggiungere in 100 ml di vettore, che sia una crema oppure un olio, al massimo 20-25 gocce di olio essenziale. Ma attenzione, se andiamo ad utilizzare un olio essenziale molto forte ed irritante come il timo, la concentrazione di gocce deve essere minore, al massimo un 10-15 gocce. Quindi mi raccomando, prima di andare ad applicare sulla nostra pelle un olio essenziale bisogna conoscere assolutamente
quanto sia forte ed irritante. Però adesso mi fermo qui perché sennò il video diventa lunghissimo. Spero che vi sia tornato utile e che comunque, anche se conoscevate l'utilizzo dell'olio essenziale, avete trovato delle informazioni che magari non conoscevate. Fatemi sapere nei commenti se li state utilizzando e a che scopo, se come aromaterapia oppure sulla vostra pelle. Se il video vi è piaciuto, grazie se volete lasciare un pollicione in su, se volete condividerlo anche con le vostre amiche, ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!